fatta ad oggi per calcolare le forze è abbastanza generale, nel senso che ci permette di calcolare la forza che si sviluppa all'interazione tra campi e correnti, e possiamo applicarla, come abbiamo visto, a molte diverse situazioni. Questo però non esaurisce tutte le possibilità. Esistono situazioni in cui per fare il calcolo delle forze è più opportuno usare un'altra metodologia, che invece guarda più aspetti energetici. Questo ci permette in qualche modo di trattare situazioni da un certo punto di vista più generale. Allora, noi facciamo questo ragionamento riguardo ad una situazione specifica applicativa, che è quella del relè, cioè un oggetto che è in grado di comandare delle azioni a seguito di certe condizioni. Adesso ci arriviamo. Allora, cosa facciamo? In realtà questo è anche il principio di funzionamento dell'elettromagnete. Vediamo, in realtà una doppia valenza questa cosa. Allora, facciamo questo ragionamento. Allora, abbiamo un circuito magnetico su cui è avvolto un solenoide, una cosa di cui ormai siamo molto esperti. Questo è il morsetto del solenoide, un certo numero di spire, diciamo n. Il circuito magnetico su cui avvolgiamo il solenoide è fatto in una maniera particolare, è a forma di C, vedete? Come proprio le calamite dei cartoni animati, come altre volte mi capita di dire. E poi abbiamo un tratto del circuito magnetico, qualche volta lo trovate identificato come ancora, che è invece separato dal resto ed è mobile, quindi c'è una certa distanza, un certo traferro, ed è mobile in questa direzione qui, x, per cui x uguale 0 corrisponde alla situazione in cui i due sono attaccati, x diverso da 0 corrisponde alla situazione maggiore di 0, corrisponde alla situazione in cui c'è separazione tra i due pezzi del circuito magnetico, quindi c'è un traferro, per capirci. Ok? Quindi questo si può muovere in questa direzione. Chiamo F la forza che agisce su quest'ancora, su questo tratto mobile, in questa direzione qua, la direzione di X. Un sistema monodirezionale, no? C'è solo questa possibilità di movimento. Allora, quello che dimostreremo è una cosa che intuitivamente capiamo, ovvero che quando noi accendiamo questo, questo solenoide, cioè facciamo in modo che ci sia corrente in esso, questo si diceva, nasce, come sappiamo, un campo magnetico in questo circuito che tende ad attrarre quest'ancora mobile verso il resto del circuito, appunto come se fosse una calamita C che tende ad attrarre un pezzo di ferro. Stiamo facendo un elettrocalamite, un elettromagnete, appunto, un magnete comandato elettricamente. Invece di avere la C di materiale ferromagnetico, diciamo con un magnete permanente, facciamo un elettromagnete, cioè a comando. Allora, come impostiamo questo studio? Lo impostiamo in termini energetici. Allora, vi ricordate che quando noi abbiamo studiato il sistema in esame con il tratto mobile non esistente, cioè con questo pezzo fisso, diciamo così, quello che abbiamo studiato fino alla lezione scorsa, noi studiamo, vi ricordate, quando facevamo le considerazioni energetiche, dicevamo che la variazione infinitesima di energia assorbita dall'avvolgimento è I di T, e I è la potenza assorbita, e I di T è l'energia assorbita in intervallo di T, è uguale alla variazione di energia magnetica, quella che poi quantifichiamo come H di B, vi ricordate? Integrato sul volume. Bene. Quei ragionamenti che facemmo valevano in quella situazione, non c'è niente da dire. Qui però c'è una cosa nuova, che è il fatto che c'è un tratto mobile di questo circuito. Quindi, come abbiamo imparato nella prima parte della lezione, c'è anche una potenza meccanica di cui tener conto, quindi una variazione infinitesima di energia meccanica.
che si aggiunge al conteggio ed è pari a f di x. F è la forza, abbiamo detto, di x è lo spostamento infinitesimo, f di x è la variazione, diciamo il lavoro infinitesimo necessario a spostare di x il pezzo in esame. Quindi sto dicendo che il bilancio di energia questa volta diventa diventa energia assorbita infinitesima dall'avvolgimento, che parte l'energia che nell'intervallo di tempo dt viene assorbita dall'avvolgimento, parte diventa variazione di energia magnetica, quindi si immagazzina nel campo, parte si tramuta in energia meccanica necessaria a spostare l'ancora dell'elettromagnete. Questo sto dicendo. Quindi il bilancio di energia varia in questo modo perché c'è questo termine aggiuntivo di energia meccanica da portare in conto. Allora, se vi ricordate, questo termine qua si scrive come I de phi, perché la quantità E si scrive come de phi, anzi chiamiamolo lambda, ma così usiamo il simbolismo che abbiamo usato per tutto il corso. La tensione E è pari alla variazione, alla derivata temporale del flusso concatenato con l'avvolgimento, quello chiamato lambda, e quindi semplicemente semplificando viene fuori questa cosa qui, che riscrivo tale quale al secondo membro. Ok? Questa cosa qui si scrive anche in questo modo qua. Ma non è tanto banale se ci ricordiamo che il differenziale di una quantità del V che dipenda da lambda e da x si può scrivere in questi termini. Se io prendo una quantità v con m che suppongo dipendere da lambda, quindi v con m, una funzione di lambda e x, se ne faccio il differenziale, lo posso scrivere in questi termini qua, questo la matematica me ne insegna, no? Dal confronto di queste due espressioni osservo immediatamente che la forza, che è la cosa che voglio quantificare in questo sistema, è pari a meno la derivata dell'energia magnetica rispetto a x, la variabile spaziale, mantenendo bloccato il flusso lambda uguale costante. E confrontando queste espressioni ricavo immediatamente. Quindi io posso calcolare la forza anche in questo modo qui. Quindi mi accingo a fare questo calcolo usando questa espressione alternativa. Allora, l'energia magnetica è uguale a un mezzo L I quadro. Vi ricordate, no, questo fatto? Abbiamo all'epoca commentato che l'energia magnetica, cioè l'energia che si ritrova nel campo magnetico dal punto di vista circuitale, si può attribuire all'induttore equivalente in questo modo qua, dove l'induttanza, anzi questo forse lo scrivo diversamente prima di fare un altro passaggio, ricordando che il flusso che ho chiamato lambda si scrive come L per I, questo si può scrivere come un mezzo lambda quadro diviso L. Lo scrivo in questo modo equivalente perché io poi dovrò ragionare a lambda costante, quindi mi fa piacere far comparire direttamente il flusso in maniera da trovarlo già disponibile. Beh, ricorderete certamente che l'induttanza L del solenoide si scrive come n quadro diviso la riluttanza del circuito, del tubo di flusso del circuito magnetico, no? Questo l'abbiamo visto tante e tante volte. Quindi V con M si scrive come un mezzo lambda quadro per diviso n quadro per la riluttanza. Allora, noi vogliamo esprimere V con M in funzione di lambda e di x per poter fare la derivata.
la dipendenza da lambda è già esplicitata, la vediamo qui, no? La dipendenza da x dove sta? Beh, la dipendenza da x sta dentro la riluttanza. Perché? Perché la riluttanza R nel circuito magnetico a che cosa guarda? Alla riluttanza del ferro più la riluttanza dei traferri, no? Sappiamo, sono tutti in serie, no? Pensate al circuito analogo per aiutarci. La riluttanza del tratto in ferro si scrive semplicemente lunghezza del tratto in ferro diviso permeabilità del ferro per la sezione che chiamo S. La riluttanza del traferro si scrive ampiezza del traferro che è pari a 2 per x. Vedete, ci sono due traferri lì, ciascuno di ampiezza pari a x. Diviso la permeabilità nel vuoto per la sezione, suppongo S. Chiaro? Quindi vedete che effettivamente la riluttanza R dipende da x. Quindi la forza che si manifesta è pari a, dove l'ho scritto? Ecco, qui, ok, meno la derivata di v con m rispetto a x a lambda costante, quindi è pari a meno la derivata di questa quantità con lambda costante, ovvero meno un mezzo lambda quadro su n quadro per la derivata della riluttanza rispetto a x. Facendo questa derivata viene fuori 2 diviso m con 0 s. Questa è una costante, no, rispetto a x, quindi non la faccio derivata, non c'è più. Questo lo posso anche scrivere ricordando che lambda è pari a l per i quadro meno un mezzo l quadro su n quadro 2 m con 0 s per i al quadrato. Allora, qui a questo punto posso notare due cose. Esattamente. Vabbè, 2 e un mezzo lo posso anche semplificare. Qui posso osservare due cose, dicevo. La prima cosa è che questa quantità è certamente minore di 0. Perché qui c'è il segno meno. Poi questa quantità è positiva, questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo, questo i al quadrato è positivo. E quindi questa quantità è certamente minore di 0. Il che vuol dire che si tratta di una forza attrattiva. Quello che ci aspettavamo, vedete, F io l'avevo definito in questa direzione. F l'avevo definito in questa direzione in modo che F per dx era poi il lavoro, no? Poiché F viene negativa, la forza è di attrazione. Quindi effettivamente succede quel che mi aspetto, ovvero che c'è una forza che tende ad attrarre l'ancora elettromagnetica verso il resto del circuito magnetico. Quindi la calamita funziona come calamita veramente. Però funziona a comando, perché la forza dipende, questa è la seconda osservazione, dalla corrente al quadrato. Quindi se non c'è corrente non c'è forza. Quindi ho una calamita comandabile, un elettromagnetico. Questa cosa poi può essere utilizzata per realizzare un relè, appunto, la prima cosa che avevo messo lì. Cioè un oggetto che è in grado di agire se viene soddisfatta una condizione. Qual è la condizione? Allora, possiamo ragionare in questi termini. Immaginate che qui ci sia una cosa del genere. Qui c'è un tratto di filo, poi c'è un contatto elettrico, poi c'è un altro tratto di filo qui. Un altro contatto elettrico e poi il resto del circuito, ok? Questo è un circuito, qua c'è un'impedenza, non so più cosa, ok? Allora, immaginate di essere in questa situazione. Qui c'è il contatto elettrico, quindi questo è un circuito in cui può fluire una corrente, perché la corrente fluisce qua, qui c'è il contatto elettrico, fluisce qui e così via, c'è un circuito in cui può fluire la corrente. Supponete poi che la corrente qui diventi diversa da zero. Allora diventa diversa da zero, c'è una forza di attrazione, quest'ancora si sposta verso alto, il circuito viene a essere interrotto. Quindi io riesco a
fare un'azione, cioè aprire questo circuito, quando viene soddisfatta una condizione, ovvero quando la corrente è diversa da zero. Chiaramente io posso raffinare questa cosa, posso fare in modo che la forza riesca a sollevare l'ancora solo se la corrente eccede un certo livello, perché la forza dipende dalla corrente, no? Quindi posso fare in modo che l'attrazione riesca a staccare, diciamo così, il circuito solo quando la forza eccede un certo valore, ovvero quando la corrente eccede un certo valore. Quindi posso essere in grado di rilevare quando la corrente supera un certo livello assegnato, perché in quel caso avviene questo sollevamento, avviene il distacco del secondo circuito. Quindi posso fare un relay di corrente, diciamo di massima corrente, cioè in modo tale che quando la corrente supera un certo valore massimo viene interrotto il circuito. E così posso fare tante altre cose, posso fare relay sulla tensione, massimo di minima tensione, insomma. Con questo principio posso in qualche modo comandare l'apertura di un circuito a seconda di una condizione su queste grandezze elettromagnetiche. Quindi questo fa il relay sostanzialmente. Quindi per esempio un relay potrebbe comandare l'apertura del circuito quando la corrente è troppo elevata rispetto a un certo valore. Per esempio quello che può succedere quando noi richiediamo troppa potenza per i nostri elettrodomestici, poiché la tensione bloccata a 220 volt è un valore efficace, stiamo richiedendo in realtà troppa corrente rispetto a un valore massimo da noi assegnato. Quello che succede è che questo superamento del valore massimo può essere rilevato da un relay di questo tipo che comanda l'interruzione del nostro circuito elettrico. Dice basta, stai richiedendo troppa potenza rispetto al tuo contatto, quindi non te ne ricordo. Così funziona. E così vabbè, poi ci possono essere anche relay usati per protezione, perché chiaramente il fatto che la corrente ceda dei certi livelli prefissati può essere anche dovuto a un malfunzionamento, un cortocircuito, no? Cioè quando c'è un cortocircuito, cioè un tratto di circuito che impropriamente va a tensione zero, normalmente la corrente cresce di molto, perché invece che esserci un'impedenza, che è quello che è, c'è un'impedenza zero, che è quella del cortocircuito. Quindi a parità di tensione sempre la corrente cresce molto. Bene, questo fatto che la corrente cresce molto può essere rilevato da un relè che comanda l'interruzione del circuito, perché ha in qualche modo rilevato una condizione di anomalo funzionamento. Quindi sono oggetti estremamente utili, estremamente diffusi, diciamo, nei circuiti elettrici, nei sistemi elettrici, eccetera. Va bene. Allora, io direi che ci possiamo fermare qua. Adesso